Benvenute e benvenuti al concerto di Capodanno. Anche se i teatri e le sale da concerto sono chiusi, la musica giunge nelle nostre case a unirci idealmente in questo tempo che ci ha visto lontani. Il nostro viaggio musicale inizia nel 1839, quando al Teatro alla Scala di Milano andò in scena la prima opera del giovane Giuseppe Verdi, Oberto, conte di San Bonifacio. Fu il primo successo di una lunga carriera che portò Verdi a diventare il compositore italiano più amato nel mondo. Il concerto di oggi va in scena proprio nei luoghi dove vissero e amarono i protagonisti dell'opera Oberto e sua figlia Leonora, ed è presentato dai comuni di San Bonifacio, Lonigo, Soave e Monteforte d'Alpone. Siamo nel Teatro Comunale di Lonigo, inaugurato nel 1892 con un'opera del grande maestro, Un ballo in maschera. Questa sala, intitolata proprio a Giuseppe Verdi, si trova a pochi chilometri dai possedimenti del conte Oberto. Così, ascoltando la musica di Verdi, ci parrà di vedere il conte camminare tra i corridoi del teatro e sua figlia Leonora affacciarsi ai palchetti, e ci sembrerà di sentirla cantare. Le donerà la voce nella cavatina del primo atto dell'opera Giulia Bolcato, accompagnata dall'orchestra Machiavelli, diretta dal maestro Giancarlo Rizzi. Thank you.
storia dell'opera Oberto, conte di San Bonifacio, è una storia di politica e di amore che ha luogo nel tempestoso Medioevo. Ne sono protagonisti amanti traditi e padri desiderosi di vendetta. L'ardore e le forti passioni che caratterizzarono tutta la musica del grande Verdi emergono già in questa sua opera giovanile. Ne è un esempio la cavatina di Riccardo Salinguerra, grande nemico di Oberto, interpretato da Tommaso Rossato. È stato l'anno del 250° anniversario dalla nascita di un altro grandissimo artista della musica classica. Stiamo parlando di Ludwig van Beethoven. Vogliamo perciò omaggiarlo in questo concerto con un cameo che ci offre uno dei più grandi talenti tra i giovani pianisti italiani, Giovanni Bertolazzi, che suona da un posto molto speciale, il Palazzo Vescovile di Monteforte d'Alpone. Chissà quante volte il conte Oberto ne avrà salito le scale e chissà quanta musica avranno ascoltato le colonne del suo chiostro. Thank you.
Il pezzo che abbiamo appena ascoltato è una rarissima romanza per pianoforte scritta da Verdi, un vero gioiello che siamo lieti di avervi offerto come augurio per il 2021. L'anno che si è appena concluso è stato forse l'anno più difficile della nostra storia recente. Ci è costato grandi sofferenze e gravi lutti. Non vogliamo quindi dimenticarlo e non vogliamo che questo sia solo un momento di festa, ma anche e soprattutto di ricordo. Ci spostiamo così nella magnifica abbazia di San Pietro di Villanova San Bonifacio, fondata e mantenuta nei secoli dai conti di San Bonifacio. È proprio in questa chiesa, capolavoro dell'architettura romanica, che i protagonisti della prima opera di Verdi pregavano. Elegia di Arrigo Pedrollo, raffinato compositore del primo Novecento, è dunque momento di meditazione e di riflessione. Thank you.
Come vuole la tradizione, ad ogni concerto di Capodanno non possono mancare i valzer. Ascoltiamo così il famosissimo valzer di Giuseppe Verdi, che fece da colonna sonora al celebre film Il Gattopardo di Luchino Visconti. È stato un anno davvero difficile, forse il più difficile della nostra vita, però ci ha insegnato un grande valore, l'importanza di stare insieme, uniti e di lottare tutti insieme. Vogliamo oggi salutarlo guardando al futuro e accogliendo questo nuovo anno appena iniziato, sicuri che presto tutti insieme torneremo ad una vita normale, senza però dimenticarci delle difficoltà e dei sacrifici che abbiamo fatto finora. Abbiamo pensato di farla con la musica, mettendoci insieme, perché anche se in questo momento storico non possiamo ritrovarci a brindare tutti uniti, possiamo avere lo stesso un momento di calore e di emozione da trasmettere a tutti. Giuseppe Verdi è una figura storica che ben può unire e legare i nostri territori e far emergere tutte le eccellenze culturali ed imprenditoriali. Oggi, come sindaci e rappresentanti delle nostre comunità, auguriamo a tutti un sereno e diverso 2021, forti del passato, fiduciosi del presente e uniti del futuro. Buon anno! Buon anno! Buon anno a tutti! Un buon 2021! E come ogni Capodanno non possono mancare i brindisi. Le colline che Leonora poteva ammirare dalle finestre del suo castello sono coperte dai vigneti di uno dei vini italiani più amati al mondo, il Soave. Possiamo allora immaginare che anche il conte Oberto e i suoi ospiti abbiano brindato con il vino di queste colline. Le magnifiche stanze di Rocca Sveva, al cospetto del castello scaligero di Soave, ci ospiteranno per il finale di questo concerto. Così, con il brindisi più famoso del mondo, dalla Traviata di Giuseppe Verdi, vi auguriamo un 2021 di pace e serenità. Thank you.
Tanti auguri di buon anno nuovo!